Ciao, visto che l'argomento era uscito con alcuni colleghi, voglio parlarvi di questo piccolo programmino che si chiama PureRef, potete scaricarlo dal suo sito pureref.com e che fa un compito molto semplice ma importante che è quello di tenere a video delle immagini di riferimento. Il programma è multipiattaforma, quindi sia per Windows, per Mac e per Linux e è a offerta libera. Potete decidere di pagarlo quanto volete, insomma. Quando lo avviate per la prima volta, vi fa una domanda che affronto dopo come argomento e poi si presenta con questa piccola finestrella a centro dello schermo. Questa finestra potete spostarla dove volete con il tasto destro del mouse e potete anche ingrandirla e rimpicciolirla. Questa è la tela dove potrete mettere tutte le vostre immagini. Io di solito la sposto su un altro dei miei schermi, ma può anche stare sullo schermo principale. Normalmente è una finestra qualsiasi, quindi se io passo a un altro programma la finestra scompare. È sufficiente cliccare sull'icona del programma per farla riapparire. Quindi, se la tenete su un altro schermo, può benissimo rimanere così. Se invece volete tenerla sullo stesso schermo dove lavorate, si può fare in modo che rimanga in primo piano indipendentemente dal programma. Siccome dipende molto dalle scorciatoie, c'è l'avviso, infatti qua premete Ctrl H per avere aiuto. Se voi premete Ctrl H vi appaiono queste principali istruzioni. Dicono come fare le cose principali: muovere finestra con un clic del tasto destro e poi aprire il menu con il tasto destro. Se voi infatti cliccate il tasto destro, ecco che appare un menu con delle varie opzioni. Allora, siccome questa serve a tenerci dentro delle immagini, vediamo un attimo come mettercele dentro. Il caso più semplice è quello nel quale abbiate una cartella con delle immagini. È sufficiente trascinare i file delle immagini dentro alla finestra di PureRef. Adesso che ho un'immagine qui dentro, con la rotella posso andare indietro e quindi zoomare indietro e vedete che c'è anche un'area colorata in maniera diversa che rappresenta la zona dove le immagini sono comprese. Se ne trascino un'altra di immagine, eccola qui, ha una dimensione diversa per via del fatto che le mie due immagini di partenza hanno due dimensioni diverse. Ci sono le maniglie che possono essere usate per ingrandire e diminuire l'immagine, oppure stando fuori potete anche ruotarla. Con il maiuscolo, mentre ruotate, la bloccate in posizione. Però è ancora più facile per spostare le immagini semplicemente cliccarci sopra e spostarle. E per ingrandirle e diminuirle, è sufficiente tener premuto Ctrl-Alt mentre si sposta il mouse a destra e a sinistra. Se volete zoomare, potete appunto usare la rotella, ma anche eventualmente tener premuto il tasto Z della tastiera mentre andate a destra e a sinistra con la penna, perché per esempio se avete una penna, la rotella non c'è, può essere comodo premere Z e spostare a destra e a sinistra. Con il tasto destro riusciamo a spostare la finestra nera, diciamo, mentre con il tasto centrale possiamo spostare le immagini all'interno della finestra. In questo modo, anche se un'immagine è molto grande, io posso renderla molto piccola e posso anche scalare la singola immagine e quindi, per esempio, appunto, come in questo caso, immagini con dimensioni diverse possono essere posizionate e ridimensionate senza che il mio file originale, debba essere in qualche modo modificato. Quindi, se adesso volessi andare al mio programma di disegno, posso per esempio ridimensionare la finestra in questo modo, disporle come voglio e se voglio che questa finestra rimanga sempre in primo piano, posso affidarmi, finché non ho ancora imparato tutte le scorciatoie, al menu del tasto destro, ho a disposizione modalità e posso scegliere Always on Top. Adesso, infatti, Ctrl-Shift-A, Always on Top, se io mi sposto su un'altra finestra, e mi metto a fare altro da quest'altra parte, come vedete, l'immagine di là rimane assolutamente bloccata e posso lavorare tranquillamente nella mia applicazione con l'altra immagine in sovrapposizione. Cliccare e spostare le cose, poi andare di qua, tutto senza aver bisogno di cambiare assolutamente niente. In alcuni casi potrei volere anche che la finestra di PureRef non risponda ai tocchi del mouse. Potrei volerlo fare quando gli faccio occupare una parte maggiore di schermo perché magari voglio utilizzarla per ricalcare, perché si può rendere l'immagine trasparente. Se io premo ripetutamente CTRL-
sulla tastiera aumento la trasparenza, riduco l'opacità. Quindi con CTRL più aumento, con CTRL meno la diminuisco. Ora che l'immagine è trasparente, siccome ho anche scelto Always on Top e quindi posso continuare a lavorare sul programma di sotto, però se mi sposto qui col mouse, vedete, sposto ancora questo, anche se è trasparente. In tal caso è utile quest'altra opzione, sempre col tasto destro, poi vi consiglio di imparare le scorciatoie. La modalità trasparente al mouse, transparent to mouse, CTRL T. Se la premo appare un avviso perché dal momento in cui sarà trasparente al mouse io non potrò più cliccare dentro la finestra per fare qualsiasi cosa, quindi mi dice: attenzione, l'unico modo di ripristinare l'opzione sarà usare la scorciatoia da tastiera CTRL T usando l'iconcina nella taskbar, cioè nell'elenco dei programmi qua sotto. Possiamo anche dire non dirmelo più, gli do ok. E adesso vedete Transparent to Mouse Enabled. Adesso quindi io disegno qui, ma posso continuare a disegnare anche di qua perché la finestra di più ref non risponde più ai comandi e continuano a funzionare i comandi dati dall'altra parte. Come appunto ripristinare le cose, c'era scritto CTRL T, però prima assicuratevi di selezionare più ref, quindi cliccate qui sulla taskbar, adesso che è selezionato premete CTRL T e infatti adesso Transparent to Mouse Disabled e potete di nuovo cliccare e spostare le immagini e continuare a fare quello che facevate prima, ruotare, spostare. Se volete conoscere tutte le scorciatoie da tastiera, CTRL H serve ad avere l'help, questo, e poi premete qui Keybinder, potete vedere tutte le scorciatoie da tastiera possibili. Attenzione a una, CTRL X, io mi sbaglio spesso, siccome CTRL X è taglia e la uso spesso, mi ritrovo a premere CTRL X sperando di tagliare un'immagine e invece è il comando per chiudi, quindi una piccola attenzione. Qua, come vedete, c'è un po' di tutto e ci sono anche dei preset, per esempio, preset scuro, che è questo, preset chiaro, preset glass, vi faccio vedere, quindi se adesso chiudo i due help, Alt 2 è il preset chiaro in cui quindi è tutto chiaro. Alt 3, preset glass, la finestra diventa trasparente e può essere appunto più comodo. Continua a valere il discorso CTRL meno per ridurre l'opacità, CTRL più per aumentarla. È solo che la finestra è addirittura trasparente. Alt 1 e torno al primo preset. Potete anche salvarvi i vostri di preset. Quindi CTRL H. Keybinder, sotto Controls trovate tutte le opzioni. Io vi dico quelle più comode. Allora, sicuramente CTRL, tasto sinistro e potete girare l'immagine. Se premete anche il maiuscolo, gira bloccandosi. Alt Shift e movimento a destra e a sinistra fa lo specchio. Alt Shift e movimento in alto e in giù fa lo specchio in alto e in giù. Come dicevo, zoom è appunto Z e trascinare, che può essere comodo se avete la penna e non avete la rotella sotto mano. Poi l'altra scorciatoia interessante è C per tagliare un'immagine. Quindi voi selezionate un'immagine, premete C e trascinate un rettangolo e viene isolata solo parte di quell'immagine perché magari il resto non vi interessa. E quindi poi tutte le altre opzioni continuano a funzionare solo con quel pezzo di immagine. Se volete ripristinarla com'era, la scorciatoia è CTRL maiuscolo C e l'immagine torna com'era. Ricordatevi appunto sempre di selezionarla. Si può selezionare anche più di un'immagine e spostarla e quindi crearsi tutti i mood board che si desidera. Un'altra cosa utile è CTRL N che sta per aggiungi nota e quindi potete metterci le note che volete. Io, per esempio, uso spesso più ref come metodo per fornire delle immagini di riferimento ai coloristi che devono colorare le mie pagine e la possibilità di aggiungere note è comodissima. Riguardo a questo, quindi il condividere queste raccolte di immagini con qualcun altro, veniamo al salvataggio. Come vedete, c'è la possibilità di salvare il file. Quindi, se io scelgo salva o salva con nome in questo caso perché siamo al primo salvataggio, scelgo una cartella e do un nome al mio file che avrà come estensione pur. Faccio salva. Ora vado nella mia cartella. Ah, attenzione, è ancora in Always on Top, quindi clicco qui sopra, CTRL maiuscolo A, adesso non è più Always on Top e questa finestra può coprirla. E questo file è il file col quale ho salvato e guardate, grande 1300 kilobyte perché comprende anche le immagini. Se io chiudo questo file, CTRL X, e butto via le immagini,
quelle che erano le immagini originali e ora faccio ripartire più ref e vado ad aprire il file. Posso fare anche nel menu load, load recent, trovate gli ultimi file aperti e guardate c'è anche una scorciatoia per aprire proprio l'ultimo aperto, Ctrl Shift L. Adesso me l'ha riaperto e le immagini ci sono, quindi le immagini sono contenute all'interno del file di PureRef. Questa opzione è modificabile da qui, Settings, è la domanda che viene fatta all'avvio, Embed local images in save file. Con questa spunta attivata le immagini vengono salvate all'interno dello stesso file Pure, PUR, che è quindi quello che contiene le vostre immagini. Questa è l'opzione che consiglio di lasciare spuntata, perché appunto vi permette con un unico file di conservare tutte le immagini all'interno, altrimenti potete anche tirar via la spunta e il file conterrà solo le informazioni, diciamo visive, le note, il fatto che le immagini sono messe in un certo modo, però i file veri e propri si troveranno sul vostro hard disk e dovranno rimanere dove erano, altrimenti non le trova più all'avvio. Comunque io vi consiglio questo Embed Local Images, anche perché adesso vengo a qual è un altro modo comodo di utilizzarla. Se noi stiamo navigando su internet, possiamo anche semplicemente trascinare un'immagine dal browser. Quando cominciate a trascinare, vedete che diventa leggermente trasparente, potete portarla dentro PureRef e verrà automaticamente inserita tra le altre. Oppure anche tasto destro, copia immagine. E venite in PureRef e premete Ctrl V, il solito incolla, e vi ritrovate l'immagine. Quindi non è necessario avere dei file salvati, potete anche semplicemente fare del copia e incolla. E addirittura funziona anche con un copia e incolla di altre applicazioni. Per cui se voi qui fate una selezione rettangolare del vostro disegno e premete copia e vi spostate su PureRef e premete incolla, ecco, vedete, tranquillamente accetta l'incolla di qualsiasi file di immagine che avete copiato anche da altri programmi. Il che significa anche poter fare delle copie da cattura schermo. Quindi voi potreste semplicemente premere la scorciatoia per fare una cattura schermo, Windows maiuscolo S in Windows. Selezionate quello che volete, venite qua, lo incollate ed ecco qui. E quindi potete utilizzare questa come una qualsiasi altra immagine. Se adesso premo salva, andiamo a vedere nella cartella il file è diventato più grande, 2000 kilobyte, perché sono state incollate altre immagini. Adesso contiene queste immagini e le avete salvate senza aver bisogno di salvarle su disco, sono salvate in questo formato PUR. Se voleste farle uscire da qui, si possono anche esportare. Apro di nuovo l'help con Ctrl H, se uno non si ricorda, keybinder. Come vedete c'è una voce qua, c'è export all images, Ctrl Alt I, ma c'è anche export selected images, Ctrl Shift I. Quindi se voi, per esempio, selezionate alcune immagini, che ne so, queste tre, Ctrl Shift I, vi viene chiesta una cartella dove metterle, fate selezione cartella. Questa opzione export cropping significa se le immagini voi le avete tagliate con il crop, con il C, quello che vi ho mostrato prima, vengono salvate croppate, quindi già tagliate, altrimenti se lo tirate via viene salvata l'immagine intera. Qui potete cambiargli nome, quindi dare l'inizio, potete dargli un nome alle immagini. Quindi, per esempio, e utilizzare queste informazioni qua sotto, quindi vedete per 100 è un numero in sequenza, per 101 nome originale. Quindi se io chiamo i miei file bicipiti per 100 e faccio export, adesso nella mia cartella mi ritrovo bicipiti 1, 2, 3, perché sono i numeri successivi di queste tre immagini e vengono salvate in PNG. PNG è anche il formato interno di salvataggio, quindi quando voi incollate qualcosa internamente viene salvato in PNG. E adesso queste tre immagini sono le immagini normalissime esportate se dovesse servirvi, insomma. La cosa interessante è che siccome funziona anche il copia e incolla, voi potete anche partire da un video, fare un cattura schermo della parte che vi serve di un video e incollarla qui. Poi magari proseguire e fare un altro cattura schermo e continuare a incollarlo. E quindi questo è un modo col quale potete facilmente tenervi da parte diverse immagini di riferimento. Poi è molto comodo poterle disporre in maniera diversa e quindi creare dei layout diversi.
a seconda di quello che vi interessa, per poterle, diciamo, organizzare e trovare meglio. Poter quindi averla in primo piano e in trasparenza può aiutare molto anche con quei programmi che di loro non hanno la possibilità magari di mettere delle immagini in trasparenza. Voi potete sempre abbassare la trasparenza, fare Transparent to Mouse e poi potete tornare al vostro programma preferito e quindi potete tenerlo in trasparenza sopra a qualsiasi altro programma, anche quelli che magari non hanno la possibilità di salvare immagini di riferimento e quindi usare questo programmino per poter anche avere in sovraimpressione, come fosse un layer, un'immagine su programmi che normalmente non supportano questa funzione. Questo è PureRef. Ricordatevi appunto, dopo il Transparent to Mouse, che se volete ripristinarlo è sufficiente cliccare sulla sua icona e premere Ctrl T, e adesso torna normale. E potete tornare a utilizzare la sua finestra e tutti i suoi comandi come volete. Quindi ecco qua, questo programmino è una piccola cosa, ma che io uso di continuo. È comodo sia per condividere immagini con altre persone, perché permette di lasciare note, permette di salvarle in questa modalità così molto leggibile e divisa per categorie, e nello stesso tempo è utile per tenersi le immagini di riferimento a video. Si possono aprire anche più di un file PureRef contemporaneamente e quindi averne più di uno aperto sullo schermo o sugli schermi aggiuntivi che avete. Quindi sicuramente questo è un piccolo programmino di quelli che si usano ogni giorno, dei quali magari si parla poco, ma che è molto molto utile. Vi consiglio anche di andare a guardare bene qua in Keybinder tutte le possibilità che ci sono, perché io ve ne ho fatte vedere solo un paio. In realtà ci sono moltissime opzioni di tutti i tipi per farci diverse cose con le immagini, compreso trasformarle in bianco e nero, molte molte possibilità. Insomma, vi ho fatto vedere solo le cose basilari, quelle che magari uso io, ma si presta a molti diversi usi, ecco. Spero che possa essere stato interessante, grazie mille e ci vediamo alla prossima.